Se non l'avete ancora visitata, dovete farlo. Ora, in autunno, prima che faccia troppo freddo. Londra è una destinazione evergreen. Non potete dire di non esserci mai stati. E una volta atterrati nella capitale della Gran Bretagna, vi suggeriamo di non perdere due quartieri, Chinatown e l'East End. Due posti che raccontano di Londra aspetti diversi. Chinatown è un quartiere relativamente recente, essendo nato solo intorno alla metà degli anni 70. È il quartiere della comunità cinese. I nomi delle vie sono scritti in inglese e in mandarino e la strada principale inizia con due grandi cancelli dai motivi orientali. Ad ogni passo un ristorante. La ristorazione, infatti, è per la comunità cinese una delle fonti maggiori di reddito. Quel che troverete senz'altro sono anche le attività di commercio di sete e tessuti. Acquistatele, naturalmente. Invece, la parte di città che negli ultimi 30 anni ha subito maggiori trasformazioni è sicuramente l'East End, nella zona nord. Ci si arriva con la metropolitana scendendo alla stazione di Liverpool. Questo posto gode di fama di quartiere alternativo, tradizione che affonda le radici nel passato. Appena fuori le mura costituiva infatti un rifugio per tutti coloro che non volevano vivere sotto la giurisdizione della City o non vi erano benvenuti. Tra i primi a stabilirvisi gli ugonotti francesi, sostituiti ormai dalla comunità bengalese. Oggi qui i locali trendy si moltiplicano.